19 partite, 46 gol, sarà un altro lunedì in gol. Naturalmente Ricco, ben ritrovati su Telefriuli, pronti a partire con il calcio dilettanti, pronti ad analizzare e ripercorrere la giornata dalla prima categoria. E anche stasera sconfiniamo in Lega Pro, vedremo lo 0-0 del Pordenone in casa con Renate, un Pordenone che resta imbattuto. Prima però andiamo su Facebook, la pagina di Tutto Campo è pronta a postare il post di lunedì in gol, dedicato a chi? Vediamo. E sì che partenza il Costalunga, ne riparleremo, entreremo nel capitolo della promozione, ma partiamo anche noi e partiamo come sempre dalla prima categoria, in particolare dalla prima categoria Girone C, dove abbiamo scelto la partita di questa settimana. Prima delle immagini però vediamo i risultati allora di questa schermata, di questo girone. Ecco il quadro completo: Aquileia Progorizia 2-2, Domio Mariano 1-0, Turiacco Breg 1-0, Isontina Porpeto 1-0, Isonzo Cormonese 0-0, Sovodnie batte nel derby il Mladost 3-1, Gradese batte Pro Romans 2-1, 0-0 tra Terzo e Zaria. La classifica dopo tre giornate di campionato in prima categoria Girone C vede in testa la Gradese a 9 punti e l'unica squadra a punteggio pieno. A 7 ci sono Zaria, Sovodnie e Terzo. Chiude la classifica dopo la serie di squadre a 3 punti, con una lunghezza senza vittoria ancora, Pro Romans, Mariano e Aquileia. Diciamo, la partita della settimana della prima categoria è un derby. Sovodnie, Mladost, Mladost, Sovodnie per l'esattezza. Ci racconta tutto Simone Fornasiere. Mladost significa giovani, Sovodnie nient'altro che Savonia di Isonzo. Mladost Sovodnie è il derby del Carso Isontino, si gioca in anticipo sul campo del Mladost di Dobertò del Lago. Prova subito la squadra in maglia rosso-blu di casa a farci vedere, ma dall'altra parte non resta certo a guardare il Sovodnie. Il tiro di Visintin che termina fuori di poco, fa correre qualche brivido, poi è Cerne che ci prova da lontano, mette il cross e c'è la grande risposta di Ballerino sul colpo di testa dei difensori, poi il contropiede micidiale guidato da Leghissa, Leghissa che si presenta tutto solo davanti ad Ovier, evita un avversario, evita il secondo, il suo destro con l'aiuto del palo, con il tocco del palo, manda in visibilio i suoi, regala il vantaggio nel derby al Mladost, un derby che mancava da 15 anni in versione ufficiale. Lo rivediamo, il tiro di Leghissa, palo interno, nulla può Dovier che vede solo il pallone infilarlo, cerca subito il raddoppio il Mladost, il tiro questa volta controlla Dovier che la palla esca. Poi Sovodnie, Mladost ancora in avanti nella ripresa, c'è questa grande occasione per il neoentrato Simeone, però si fa trovare pronto il portiere ospite, è così. Claudio Visintin può dall'altra parte regalare il pareggio al Sovodnie, un pareggio che arriva al 15° della ripresa, perfetto. Sul primo palo il suo colpo di testa riesce solo a toccare la Ballerina, ma il 2-1 fa ancora meglio subito dopo Claudio Visintin che controlla e manda la palla là dove Ballerino non può arrivare, uno dei gol più belli di giornata, lo rivediamo, controllo con il destro, se la porta avanti, poi il collo pieno che va a chiudersi sotto l'angolino, sotto l'incrocio dei pali, è il vantaggio del Sovodnie, un vantaggio tutto sommato meritato, Sovodnie che potrebbe subito triplicare, si porta avanti, poi il tiro di poco alto è di Cerne, poi resta in 10 il Mladost Colauti già ammonito,
incorre nel secondo giallo, fermando un avversario diretto a rete. Non ha dubbi l'arbitro Farini di Trieste, che lo manda negli spogliatoi. La punizione da lontano di Irbersek, di poco fuori, poi arriva nel finale al 40esimo questo fallo commesso proprio dal portiere Ballerino. Non ha dubbi l'arbitro, il giocatore finito a terra è Simeone, non ha dubbi l'arbitro, come detto, indica il dischetto dal quale Ribersek non fallisce, spiazza nettamente Ballerino, portiere da una parte, palla dall'altra, fanno festa i giocatori del Sovonie, il derby è loro. Prima categoria, girone B, continuiamo allora con la lettura dei risultati e classifiche, non è finita stasera anche la rassegna delle immagini per quanto riguarda la prima, ma andiamo col girone B, come detto, con la sconfitta netta dell'Azzurra col Martignaco per 5-1, Bearzi Riviera 0-0, Buiese Ragogna 2-0, Lavaria Mortean Ancona 2-1, 1-1 tra Renese e Diana, vince la Risanese con Rive 4-1, si ferma Rive e riparte la Risanese, che probabilmente perderà a tavolino la partita della scorsa settimana, ne abbiamo parlato sul sito e su Facebook, sulla pagina di A Tutto Campo, per un giocatore che era squalificato sceso in campo, Cabassi. Faulgis Santa Maria 1-0, Torrianese Tarcentina 1-1 a Tarcento. Andiamo allora con la classifica, attendendo poi quello che potrebbe essere la decisione poi di questi tre punti che vengono a mancare della Risanese. Per il momento sul campo sarebbero 9, quindi come vediamo dalla classifica. E poi Faulgis 7, Rive 6, che perde una specie di scontro diretto, diciamo così, almeno di inizio stagione. In fondo, ancora ferme senza vittoria, Torrianese Riviera 2, Reanese 1, Azzurra 0 punti. E proprio la Risanese ha dedicato il titolo del Messaggero Veneto, parla di questa rabbia risanese, 4 sberle al Rive con la doppietta da segnalare di Tavian. Insomma, dopo questo inghippo del regolamentare, la Risanese continua a dimostrare che sul campo c'è, vittoria netta di rabbia, 4 gol, così la legge il Messaggero Veneto. Chiudiamo con la prima categoria, girone A, con il quadro completo dei risultati, e anche qua ci soffermiamo su una squadra che ha punteggio pieno e non ha paura del regolamento, in questo caso che è il Camino, che ha battuto anche un Palazzolo lanciato, lo ha battuto 2-0 in anticipo sabato, Corva Valeriano 3-0, Gravis batte Maniago Libero 2-1, San Quirino batte Codroipo 3-2, Teor Valvasone 0-0, Rorai Ceolini 5-1, Vallenoncello Barbeano 2-2, e Rauscedo, Vivai Rauscedo, Vaiont 3-0. In comproprietà al primo posto del Camino, perché sono tre squadre che sono lanciatissime a punteggio pieno: San Quirino, Camino e Vivai Rauscedo, 9 punti. E quindi si stacca il Palazzolo, il Gravis, il Vaiont, il Palazzolo che avevamo sottolineato come fosse partito bene. Ma il Camino, insomma, vuol fare le cose per bene. La classifica la chiude il Vallenoncello, Ceolini e Barbeano a 1 e il Codroipo fermo a 0 punti, partenza drammatica del Codroipo di Berlasso. E allora, se il Codroipo, il comune di riferimento del Medio Friuli, è laggiù in fondo, la piccola Camino invece guida la classifica e batte il Palazzolo, come abbiamo detto. Immagini e ci ritroviamo dopo la pubblicità. A punteggio pieno, Camino e Palazzolo si sfidano nell'anticipo del sabato sera. Ambizioni diverse per le due squadre. Il Camino vuole tornare in promozione, il Palazzolo, neopromosso, vuole restare in prima categoria. Parte benissimo il Camino, il cross dalla destra su corner, ribellato ancora lui, di testa va a girare, va a metterla dove De Stefani non può certamente arrivare. È il vantaggio del Camino, un Camino che sul campo si dimostrerà superiore, si dimostrerà più in palla, però non vuole restare a guardare il Palazzolo, ci prova con questo tiro da lontano che però non impensierisce Tubaro, poi da schema di calcio d'angolo ancora il Palazzolo, il cross, c'è questa mischia che va a crearsi, esce e fa sua la palla, Tubaro va a subire anche un fallo, Camino con Novello che prova al destro, aveva fatto male con il suo destro nel derby di Codroipo, questa volta non gli riesce, poi nella ripresa ancora il Camino che va al tiro
tiro viene deviato, il tiro da fuori, è proprio sul calcio d'angolo che ne consegue. C'è questo schema, vedete, Rebellato finge di arrabbiarsi, poi va a chiudere il triangolo, ma viene fermato con un fallo da Commisso. Per l'arbitro è calcio di rigore dal dischetto, è lo stesso Rebellato che va a firmare la personale doppietta. Esulta il giocatore in maglia numero 11, tornato a Camino quest'anno, sta facendo sicuramente benissimo. Palazzolo che prova a riaprirla, però se la trova lì e non riesce, può far festa il presidente René Pellegrini, perché a Camino c'è l'Oktoberfest, la festa può davvero partire. Rientriamo, continua il nostro lunedì in gol dalla prima fino alla Lega Pro. È il momento della promozione Girone A e allora andiamo a riepilogare quello che è successo durante la terza giornata di campionato. Questo è il quadro completo dei risultati nel Girone A. Vince il Brian, Remanzacco 2-0. Bannia Porcia, Rinascita del Porcia 2-1. Lignano Casarsa 0-0. Prata Flumignano 4-1. Torre batte Pravisdomini 1-0. Vince il Fiume Veneto Bannia a Fagagna 3-0. 1-1 nel derby tra Sesto Bagnarola e Spal Cordovado, 1-1 anche tra Pasiano e Fulgor. E allora guardiamo anche la classifica della promozione Girone A prima di andare con rassegna stampa e immagini, quello che abbiamo raccolto questa settimana, le partite di cartello, c'è una sola squadra in testa, è il Torre, 9 punti, Sesto, Prata, Lignano, Casarsa 7, sulla parte destra, nella parte destra della classifica, a 2 punti la Fulgor, a 0 3 squadre, Bannia, Pravisdomini e Flumignano. Ma fermiamoci allora a capire un po' cosa dice questa giornata di campionato. Dice della disfatta del Flumignano, così la titola al Messaggero Veneto, travolto dal poker del Prata. 4 gol pesanti di un Flumignano che quest'anno sembra aver esaurito la pozione magica della salvezza. Chi sta male è anche il Bannia, che è ancora fermo, c'è la Rinascita del Porcia che si prende i primi 3 punti a discapito di un Bannia appunto che è iniziato col piede sbagliato, che è iniziato facendo fatica, del Pravisdomini in difficoltà, in clamorosa difficoltà, ne parliamo dopo. Adesso ci vediamo Bannia Porcia, che invece è sempre puntuale con le immagini. Via! Ringraziando Monica da Bannia per le immagini, purtroppo per la sua squadra, una delle sorprese positive della scorsa stagione calcistica, quest'anno fatica a vincere e ne approfitta un Porcia avido di punti dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative. Il Bannia prova per primo a sbloccare il risultato con questo destro di Menegon che però si spegne sul fondo. Al 28esimo invece, dall'altra parte, questo disimpegno poco attento di Dedeji mette Marco Santarossa nelle condizioni di servire Owusu, che forse in offside al momento del passaggio stoppa e dribbla Anese, mettendo poi in rete il gol dell'1-0 a favore ospite. Lo stesso Anese uscirà incontro a Zambon, lanciato a rete direttamente da Zarotti con una tempistica del tutto errata. L'arbitro concede il vantaggio e Vitali realizza la rete del raddoppio, senza più ostacoli tra sé e la porta. Al 14esimo del secondo tempo però c'è la reazione d'orgoglio del Bannia, che con questo bel sinistro dal limite dell'area di Menegon accorcia le distanze portando il risultato sul 2-1 e insiste poi nel tentativo di rimonta, ma il destro di Vacher, seppure da posizione simile, non è preciso come quello del suo compagno. Rischia peraltro il Bannia di subire il 3-1, ma Owusu manca clamorosamente l'aggancio di testa sul bel cross teso di Belferza. Poi ancora un errore per Vacher, che ormai solo di fronte a Zarotti si fa ipnotizzare da quest'ultimo. Decisivo, come molte altre volte, il portierone del Porcia, che poco dopo sventa con un tuffo plastico anche questo tentativo da fuori area di Gobat. Mentre è probabilmente qualche forza invisibile che fa uscire fuori l'ennesimo tentativo di giungere al pareggio da parte dei padroni di casa, che sprecano ancora una volta da posizione favorevolissima. La promozione Girone A la comanda il Torre e ha dato un segnale molto importante. Ha detto che a 9 punti, che ha sempre vinto, come dice il Gazzettino, Torre 3 partite, 3 vittorie, insomma è un segnale evidente. Retrocessa la squadra di mister Giordano, in foto tra l'altro su Gazzettino, e insomma dimostra che già è sempre squadra che può risalire subito. Occhio al Brian, che è subito dietro e sembra aver trovato un po' di continuità. Vediamo come ha vinto con l'Aurora, tra parentesi sottolineo, le immagini dell'Aurora ci sono perché è un'altra società che collabora e stanno aumentando sempre più, anche in promozione cominceremo pian piano a mostrarvi sempre più immagini. Chi manca all'appello, che sia primo in classifica?
gli ultimi ad esempio ci sono, e insomma siamo qua, Tele Friuli a tutto campo è pronto a mostrare le immagini, come 19 partite stasera grazie al nostro lavoro e al vostro, quello della società, quindi chi manca all'appello, siamo qua, alziamo la mano. Ma adesso vediamo allora l'Aurora che vince col Brian, il Pravis Domini che fa le immagini in casa e purtroppo perde ed è effettivamente in crisi, vediamo. Le riprese di Giuliano Comar a testimoniare il match tra l'Aurora di Remanzacco e il Brian di Precenico, Aurora in maglia azzurra, Brian in maglia verde. Dopo le vittorie di domenica scorsa cercano conferme le due squadre, alla fine le otterrà il Brian anche se l'Aurora parte subito forte, c'è questo tiro ravvicinato, ferma tutto l'arbitro però per una posizione di fuorigioco, poi la sponda di Fantin che va a servire il compagno Isteri, il tiro viene parato come para dall'altra parte anche il portiere del Brian, poi il colpo di testa, si forma questa mischia, riesce ad uscire Cicuttini e a parare nella ripresa, arriveranno i gol, arriveranno le azioni migliori, parte subito in avanti il Brian, il colpo dal calcio di punizione, controlla Cicuttini che la palla esca, poi Lodolo che si destreggia, va all'indietro dal suo compagno Jussig, il tiro da fuori e c'è la parata, poi c'è questo episodio che deciderà per il calcio di rigore, c'è il fallo di mano di Marcuzzi, lo rivediamo da posizione ravvicinata, non ha dubbi l'arbitro che indica il dischetto dal quale si presenta Paolucci che trasforma, si dispera Cicuttini, lo rivediamo, il tiro potente e centrale. È il vantaggio del Brian, Brian che potrebbe raddoppiare subito dopo, però la conclusione di Fantin è alta sopra la traversa, non vuole restare a guardare l'Aurora, entra anche Puddu, l'ex sanvitese, fratello del Puddu già in campo, la sua conclusione è alta di un soffio, poi ancora Puddu che si gira con il sinistro, controlla però a terra Lavaroni, poi arriva il raddoppio, Fantin mette in mezzo, non può sbagliare Isteri da due passi, segna ancora Isteri dopo la doppietta di domenica scorsa contro il Bannia, è il 2-0, è una rete facile che porta a 2 le reti di vantaggio del Brian, Brian che potrebbe addirittura triplicare, azione simile a quella del gol, va via ancora sulla destra, mette in mezzo, però questa volta la palla è smorzata da Vicentin, termina tra le braccia di Cicutti, ma termina anche l'incontro. Torre imbattuto dopo 3 giornate di campionato e a farne le spese questa volta è il Pravis Domini che forse avrebbe meritato di più visto che a segnare il destino dell'incontro è stato in fin dei conti questo gol di Alvaro al 38esimo del primo tempo, un gol davvero splendido comunque a cominciare dal suggerimento in profondità di Giordani dopo un perfetto stop di petto. È questa l'azione più eclatante del primo tempo, mentre nel secondo si inizia sprecando grosso da entrambe le parti. Prima è Carli a farsi ipnotizzare da Manzon che respinge di piede, poi tocca a Giordani che non approfitta di un errore difensivo del Pravis Domini aspettando troppo a lungo il momento di calciare. Infine il buon suggerimento in area di Attà viene proiettato troppo in alto dalla testa di Cescon. Ma gli spettatori devono attendere gli ultimissimi scampoli di partita per godersi questo botta e risposta, tuttavia senza esiti sull'incontro. Prima Alvaro spreca così un contropiede perfetto, poi Attà innesca a meraviglia Pitton con un colpo d'esterno a sorpresa, ma anche il numero 8 di casa si fa ipnotizzare da Manzon che ancora una volta di piede riesce a deviare a lato un gol che sembrava già fatto. Si dispera il Pravis, si incassa altri 3 punti, mister Giordano. Chiuso il capitolo della promozione Girone A con immagini importanti come avete visto della sconfitta del Pravis, poi magari andremo ad approfondire giovedì alcuni temi, insomma panchine non che traballano ma panchine in crisi come quella del Codroipo che non va, quella del Pravis Domini, ecco queste squadre partite male sarà uno degli argomenti di giovedì ad A Tutto Campo e poi naturalmente contraltare le squadre in piena forma, punteggio pieno, come il Costalunga in promozione in Girone B. Possiamo vedere le immagini del Costalunga che appunto sta recitando un campionato importante, ha vinto 3 vittorie, ha fatto 3 vittorie, ha già battuto la Juventina col Sevegliano in vantaggio con autogol, il primo gol purtroppo c'era un problema tecnico, ci manca, ma poi vediamo la bellissima rete di Steiner e poi il gol del 3-0, poi diventato 3-1. Costalunga, altra squadra con le immagini, altra squadra che collabora, ringrazio il presidente Bracco, ringrazio il Costalunga e facciamo i complimenti. Siamo partiti proprio da loro in copertina. Il Costalunga insomma vola, ma quadro completo. Vediamo la
Vediamo i risultati di questa terza giornata di campionato in promozione Girone B. Gonar Juventina 0-2, Costalunga Sevegliano 3-0, Sant'Andrea Pro Cervignano vince la Pro 1-0, San Giovanni Oltre 1-0, 1-1 tra San Giorgino e Ronchi, 1-1 tra Sistiana e Primorez, Trieste Calcio San Luigi 3-1, Val Natisone Zaule 2-0. La classifica quindi in promozione Girone B, abbiamo detto chi è sorprendentemente in testa, seguono due squadre che sono partite benissimo, dopo ne parliamo, Val Natisone e Cervignano 7 punti. Dietro ci sono le Triestine, San Luigi, San Giovanni e il Gonars, ma attenzione ad un Trieste che ha solo 4 punti, ma poi vediamo, sta crescendo. Con un punto il primo in campionato, quello del Primorez, e Sant'Andrea e Sevegliano invece ferme a 0 punti, due squadre in difficoltà. Ce l'aspettavamo Sant'Andrea, il Sevegliano ha più di qualche cosa da rivedere. Diciamo il primo punto in promozione del Primorez è il punticino che muove la classifica della San Giorgina, 2-1-1 che vi proponiamo, Sistiana Primoli, San Giorgina Ronchi, e poi ci ritroviamo dopo la pubblicità, dobbiamo parlare del Trieste Calcio, dobbiamo parlare della Juventina, immagini a fra poco. Un punto per San Giorgina e Ronchi, le immagini girate dalla San Giorgina sul campo di Tor Viscosa. Parte con questo cross dalla destra, se la cava il Ronchi, poi attacca invece la squadra di casa, questo sinistro che sfiora il palo, molto bello, di Pascoletti, poi cross, ancora Pascoletti, riesce a colpire in qualche modo il pallone, ma blocca Misley, si fa vivo il Ronchi, il cross bellissimo, colpo di testa di Lani, 1-0, è il 20esimo e Lani trova la coordinazione giusta e soprattutto la precisione di testa per infilare il portiere Dose, la reazione dalla distanza ci prova Tardivo che il fa della San Giorgina. Siamo nella ripresa, bella questa girata dall'interno dell'area di rigore di Kojanic, pallone fuori e allora sale in cattedra proprio lui, Tardivo, grande giocata con il destro da fuori, vedete, riceve palla, l'ex centrocampista di Cernis Muzzane Brian punta l'uomo, lo salta e poi col destro trova la potenza e anche la precisione, forse non perfetto Misley, comunque grande giocata di Tardivo, simbolo di questa San Giorgina. Ma poi ci sarà un Ronchi capace di reagire e un Dose miracoloso che salva più volte la sua squadra in situazioni a tu per tu, situazioni ravvicinate. Finisce quindi 1-1 questa sfida tra San Giorgina e Ronchi, ma quanti brividi per la squadra di Mister Scarel proprio sul finale. Ecco i gol, li rivediamo, decidono Lani e Tardivo. Le immagini girate da Livio Gon che cura anche il montaggio. Sistiana Primorez finisce 1-1 ed è il primo punto del Primorez in promozione. Parte attaccando il Sistiana, para a terra Sorrentino, riesce a deviare. Poi attenzione, palo e traversa del Primorez con Sarcano e poi la conclusione a distanza di D'Avanzo. Rivediamo il doppio legno della squadra di Biloslavo. Ci riprova allora il Breg, scusate, il Sistiana con una conclusione dalla distanza, continua ad attaccare la squadra padrona di casa, ottima risposta in tuffo in questo caso da parte di Sorrentino, ancora Sistiana, azione in profondità, buono l'aggancio ma la difesa riesce a fermare la giocata di Piras. Attenzione alla giocata adesso di Pocecco, bellissima, si distende Sorrentino, c'è tanto Sistiana come potete vedere, ma poi colpirà proprio il Primorez con il gol al 43esimo del primo tempo di Castrillon, il gol approfittando di un errore difensivo del Sistiana che prende la traversa con Carli nella ripresa, subito l'occasione per pareggiare, sommerà occasioni in questa partita la squadra di casa del presidente Disnan, sembra una giornata sfortunata. Attenzione a questo episodio, calcio di punizione, lo batte velocemente il Sistiana, palla in profondità per Kocic, viene fermato dal palo, qualche protesta perché l'arbitro stava ancora spiegando i motivi
del calcio di punizione, ma arriverà al pareggio. Attenzione, Kocic, il suo sinistro ribattuto, e poi questo intervento in rovesciata in fase difensiva viene valutato dall'arbitro come pericoloso e allora concede il calcio di rigore. L'arbitro Agostini di Dolmezzo dal dischetto si presenta a Carli e sigla il gol del definitivo 1-1. Rientriamo, dobbiamo chiudere il capitolo della promozione Girone B, poi con Simone Fornasiere ci fermiamo ancora un po' sulla promozione per parlare dei promossi, dei bocciati, la nostra rubrica ogni lunedì. E quindi dicevamo, in testa c'è il soprannete Costalunga, però ci sono anche delle squadre che stanno rinascendo, possiamo dire così, o meglio, stanno cominciando a far capire chi sono. La Juventina, che è ancora un percorso, però è ancora chiamata alla prova del 9, secondo noi, che batte il Gonars, e il Trieste, che invece dà una netta prova di forza battendo il San Luigi. Era un derby e quindi vediamo. Gonars-Juventina, con due parole estrapolate dalla trasmissione di ieri a tutto campo, ospite il mister Nicola Sepulcri, e appunto il derby di Trieste tra Trieste Calcio e San Luigi. Via con le immagini. Sepulcri a Gonars, il suo paese, per rinascere con la sua Juventina ferma, troppo ferma in questo inizio di stagione. 0 punti nelle prime due partite, il Gonars invece vola e a punteggio pieno. Se la cava comunque la squadra di Sepulcri, ma ancora tanti errori, grande anticipo di Turchetti, attenzione Pinescarel, la chiusura, quasi al quarto d'ora di gioco nel primo tempo, il sinistro in area, attenzione il palo, occasione ancora per il Gonars e qua si dispera Bianchini al 13°, attenzione però a Sant che aggancia benissimo in area, Sant col sinistro e il pallone finisce ampiamente a lato, sinistra, la Juventina attacca, il cross di Stabile, il colpo di testa di Sant, arriva Sant, riesce a prenderselo, Bardini, attenzione a Veneruz, sulla destra Veneruz, c'è Saranovic e adesso al 31°, Veneruz ha avuto l'occasione più importante della gara, lancio lungo, cercare Sant, attenzione a Sant, anticipa 1-0, anticipato Saranovic, Juventina 1, Gonars 0, si era appena ripreso il gioco, rimasto fermo per 3 minuti circa, colpisce Sant ed ecco la Juventina, c'è la Juventina e si affida al suo Sant. Attenzione però c'è un giallo rosso, fallo a metà campo da parte di Lusa. Rientra sul sinistro, poi cede dietro, la conclusione Saranovic, ma attenzione si gioca la conclusione, poi Saranovic respinge Sant, l'aggancio non perfetto ma ce l'ha lì sul destro, attenzione a Sant, ancora lui, il tocco, il riflesso però di Saranovic, attenzione a Bardini che ha riconquistato palla subito, limite dell'area, un dribbling, un altro, Bardini con la faccia Saranovic e l'abbiamo visto. Attenzione alla profondità di Bardini, non c'è fuorigioco, Bardini è finita. Juventina 2, Gonars 0, Bardini e dopo Sant ecco un altro protagonista. Gli acquisti del mercato, gli acquisti che adesso si fanno sentire. Eccoci qua, siamo arrivati, siamo nella Juventina e decidiamo le partite. Sant Bardini 2-0. E Sepulcri vince ancora a casa sua e si vede che Gonars gli porta bene. Dopo la Juventina è cresciuta, ma fino a quel momento era ancora una Juventina un po' bloccata o sbaglio? No, è vero, però credo anche che forse la partenza sbagliata in questo momento pesava tanto anche proprio sull'economia di gioco. Un po' di tensione per il risultato c'era, non siamo stati fluidi nel primo tempo ed è stato bravissimo il Gonars, nei primi 20 minuti ci ha messo in difficoltà estrema, sono partiti veramente a razzo, bisogna fargli complimenti. Noi non dobbiamo pensare ai rivali, noi dobbiamo pensare a trovare un'identità nostra e bisogna sottolineare il fatto che noi abbiamo cambiato completamente tutto l'attacco dall'altro anno. Cioè, non è che si arriva in 15 giorni, si costruisce tutto e tutto va fluido.
Perciò certi meccanismi devono arrivare. Io vedo ogni tanto qualche passaggio, uno si vede quello che si aspetta la palla lunga, l'altro che fa il movimento contrario. Insomma, puoi fare in allenamento 100 volte, ma mai la conoscenza nelle situazioni di gioco è fondamentale per affinarsi. Il Trieste Calcio vince il derby col San Luigi giocando una gran partita. Parte subito forte, trascinato da Sučević, respinge Furlan, poi ancora lui trova preparato il portiere del San Luigi. È un Trieste che spinge ed è un Trieste che così trova il vantaggio. Conclusione di Lapine deviata e poi arriva Sučević, il bomber, con il piatto destro, trova l'angolino, buca 1-0 e mentre il mister San Luigi dà indicazioni, Mussolino, ex tra l'altro mister ora del Trieste, se la gode perché la sua squadra gioca bene. Ci vuole un'ottima parata di Jugovac prima di applaudire la punizione di Vigliani, altro ex che esulta, e come, per il gol del 2-0. Gran primo tempo, il San Luigi prova in qualche modo a tirare fuori il coraggio, come chiede il mister, ma ne esce poco, anzi continua ad attaccare con Lapine. Il Trieste Calcio, i padroni di casa, vicini al 3-0 con il numero 11, ma poi, attenzione a questa bella giocata, Vigliani per Sučević, il migliore in campo Sučević, mette al centro e per Podgornik è tutto facile trovare l'angolino, palo, rete, 3-0 San Luigi, annichilito quindi nei primi 45 minuti di gioco. E il presidente Peruzzo in tribuna non è proprio contento. Nella ripresa il Trieste Calcio ovviamente cala in attacco, ma poco combina là davanti comunque il San Luigi. Da segnalare l'infortunio a Cesini, distorsione alla caviglia senza frattura, un po' di nervosismo dopo questo fallo comunque involontario e 9 minuti di recupero. Alla fine della ripresa resta il gol di Tentindo, che segna spesso con questo San Luigi, ma è un gol che non serve perché oggi il derby è del Trieste Calcio, a cui vanno gli applausi. Abbiamo detto due squadre che stanno bene, bisogna sottolineare, dopo aver parlato della parentesi juventina e triestina con la sfida di cartello tra Trieste e San Luigi, due squadre che stanno bene si chiamano Valnatisone e Cervignano, che occupano un secondo posto, che sarà provvisorio, che sarà effimero, ma è una partenza interessante per la salvezza in alcuni casi, tra parentesi, per Essoni è da un anno quasi che sta facendo ininterrottamente bene. Sul cappello. E poi il Cervignano magari pensa siano punti playoff, chi lo sa, potrebbe essere. Intanto 1-0 Sant'Andrea, altra sottolineatura, altro accento, immagine Cervignano in trasferta. Grazie a Fabio Venuti. Vediamo. Sette punti in campionato, che partenza per il Cervignano che vince anche a Trieste contro il Sant'Andrea, che invece parte malissimo nella sua avventura in promozione, 0 punti, attacca la squadra di casa con Zennaro, la respinta attenta di Zwolf, poi l'azione prosegue ma arriva proprio il portiere del Cervignano a mettere ordine, rivediamo il suo intervento, copre bene il primo palo. Risposta dalla distanza del Cervignano, nulla di pericoloso, poi su calcio di punizione calcia Panozzo, la conclusione centrale, pericoloso invece questo calcio piazzato del Sant'Andrea, vola Zolf, il pallone finisce a lato, bella giocata sempre di Zennaro, tra i più intraprendenti del Sant'Andrea, si resta comunque 0-0, ci sono poche occasioni, prova a svegliarsi in qualche modo il Cervignano con Pavan, ma davvero poche le giocate degne di nota in questa partita, alla fine equilibrata, ci prova dalla distanza Dolce, ancora nulla di fatto, ma attenzione a questo episodio, Pavan apre il gioco, a tu per tu arriva Pinatti, la respinta di Perusin, ma poi lì ben appostato c'è Panozzo che sigla il gol decisivo per la Pro Cervignano, sigla il gol dell'1-0, vincerà la squadra di mister Pozzar e alla fine possono esultare, sono secondi in promozione girone B. Ed eccoci qua, è il momento dei promossi e bocciati,
Simone, tocca a te. Ciao, ben ritrovato. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Beh, partirei dai promossi. Come hai detto tu, nel girone A promosso il Brian. Mi è piaciuta la vittoria di ieri a Remanzacco, un Brian che dovrà fare a meno probabilmente a lungo di Cotruffo, uno dei giocatori più talentuosi, che però tre mesi sembra per un problema serio alla spalla. Un Brian che però vuole diventare forse una grande della promozione. Secondo me la strada intrapresa dopo la vittoria netta contro il Bannia e la vittoria di Remanzacco è quella giusta. Nel girone B, nonostante non abbia vinto ma abbia pareggiato, promosso il Primorez, primo punto storico in eccellenza per questa squadra, 1-1 in casa del Sistiana, che sicuramente, pur essendo una neopromossa come la squadra di Biloslavo, a squadra ha un collettivo importante. Altra promossa, altra triestina, lo dice anche proprio il nome, il Trieste Calcio, vittoria importantissima contro San Luigi in quello che potrebbe essere uno scontro diretto per la promozione. L'abbiamo vista, vittoria 0, sì, posso solo dirti a squadra, praticamente Trieste. Netta. Beh, Trieste Calcio è un'altra rosa importante, sì. Elementi di prim'ordine. Un allenatore di un certo tipo, insomma, io credo che debba puntare al primato una squadra così. Non possa nascondersi. Chi bocciamo? Bocciati nel girone A, partirei col Flumignano, spiace dirlo, lo sappiamo le difficoltà del presidente De Ana per allestire la rosa, tanti giovani, una squadra giovanissima, però tre partite, 0 punti, sembra davvero in difficoltà il Flumignano, sembra che davvero la strada sia in salita, sì, verso la salvezza. Vedo Sant'Andrea anche. Sant'Andrea nel girone B, stesso discorso, una squadra costruita praticamente partita dalla seconda categoria e la stessa in promozione, però se ci si vuole salvare, l'obiettivo è quello, bisogna iniziare a far punti. Domenica a Ronchi è la prova del 9 per loro. E scusa, poi fine del Fagagna però anche. Anche il Fagagna nel girone A, altra brutta sconfitta ieri in casa. Bisogna capire se la vittoria di Flumignano di domenica scorsa è stata solo una parentesi. Certo è che la squadra del presidente Burelli deve cambiare marcia, deve cambiare ritmo, altrimenti rischia molto. Addirittura, non si pensa ai playoff, bisogna pensare ad altro. Beh, con 2 sconfitte su 3 partite... Rapidissimo, perché andiamo in pubblicità e poi continuiamo la scalata, tocca all'eccellenza. Vediamo 6 partite stasera, insomma, sempre grandi numeri. Pravis Domini, ci sono movimenti strani? No. Dopo 3 giornate tutto tranquillo, c'è pazienza, fiducia dappertutto? C'è tutto qualche tranquillo, panchina? A Pravis Domini fanno sapere che il posto del mister è più che mai... non è in bilico e la sua posizione è più che mai stabile. Staremo a vedere in settimana. Vedremo cosa accadrà, insomma, perché le partenze, certe partenze fanno preoccupare, no? Beh, quando parti con una squadra costruita per vincere ti trovi a 0 punti dopo 3 partite, qualcosa che non quadra, c'è. Grazie Simone Fornasiere. Grazie a te. A fra poco. E continuiamo lunedì in gol, 3ª giornata di campionato dilettanti, 3ª puntata, 19 partite come abbiamo detto anche stasera, tanti gol si continuano a sommare, come vi raccontiamo ogni lunedì il calcio dilettanti con le immagini. E è il momento dell'eccellenza, gran parte dell'eccellenza anche stasera ve la possiamo proporre. L'andiamo subito a ripiegare però, naturalmente con la nostra grafica, con i risultati che sono maturati tra sabato e domenica. Sabato pareggiato il Cordenò 0-0 con l'SM. Cianis Muzzane Rivignano 1-1, Flaibano San Vitese 3-2, Gemonese Virtus Corno 2-0, Lumignacco Cras 2-2, Manzanese Torviscosa vince il Torviscosa 2-1, Tricesimo Tolmezzo 3-2, Vesna Chions 2-1. E dopo 3 giornate allora in eccellenza, questa è la classifica, la possiamo subito vedere. In testa c'è la Gemonese con Lumignacco, una classifica che forse non ci aspettavamo dopo 3 giornate. Seguono Vesna, Flaibano e Chions a 6, leggermente in ritardo il Cerlin, sta prendendo quota il Torviscosa 5, Tricesimo Cras, Cordenose, Rivignano 4, Tolmezzo, San Vitese 3, ISM 2, Virtus Corno e Manzanese 0, la crisi del distretto, insomma, la Manzanese non ingrana, la Virtus nemmeno, lo vedremo, la Manzanese che perde con un Torviscosa invece che sta benissimo e ha Godeas come uomo leader, no? Messaggero Veneto, Godeas porta in quota il Torviscosa.
Lo vediamo come? Vediamo tre vittorie molto importanti, subito con un tris di servizi di questa eccellenza. Quindi la vittoria del Tor Viscosa contro la Manzanese, la vittoria del Vesna ancora targato Zoli, attenzione a questo ragazzo che sta facendo benissimo, la vittoria del Flaibano sulla San Vitese, Flaibano targato Marco Rossi. Tris di servizi. Le immagini girate dalla Manzanese ci raccontano come il Tor Viscosa vinca una gara importante, lo proietti in posizioni nobili della classifica dell'eccellenza e crisi invece per la squadra di Tortolo, 0 punti queste prime 3 giornate di campionato. Manzanese quindi ancora ferma, attacca il Tor Viscosa, parte subito bene, calcia da posizione favorevole, Godeas, il tiro finisce alto, Bergamasco cerca la profondità, grande la chiusura difensiva del Tor Viscosa con Strussiat, poi ancora Manzanese, ancora però Tor Viscosa attento dietro con Peloi. Intanto il Tor Viscosa ha un'occasione importante, non ne approfitta dopo il primo errore del portiere Zanir. Lancio lungo sulla destra, Godeas penetra e col destro trafigge Zanir, 1-0 della squadra allenata da Carpina. Al 44esimo l'errore difensivo della Manzanese e naturalmente anche la capacità di questo grande giocatore, sempre più simbolo della squadra di Carpina. 2 gol pesantissimi, riuscirà a raddrizzare questa partita la Manzanese grazie alla giocata di Miano dopo 9 minuti della ripresa. Gran bella punizione, la rivediamo col rallenti, l'angola benissimo sopra la barriera, non può arrivarci Buso, ma il Tor Viscosa gioca un buon calcio, gioca bene e riprende ad attaccare. Qua non fa paura la girata di testa di Grop a Zanir, nel frattempo la Manzanese ci crede un po' di più, il diagonale finisce fuori di un soffio, cioè ha provato così la Manzanese, e allora la rovesciata a cercare ancora Godeas, è un'ottima giocata quella di Marangone e Godeas non sbaglia il secondo tapping, la prima volta grazie a Zanir, la seconda no, e arriva al 35esimo il nuovo vantaggio della squadra di Carpin, che poi ci prova anche con questa conclusione al volo del neo entrato Michelin. Sul finale la Manzanese spreca, potrebbe trovare anche il pareggio, insomma è anche sfortunata la squadra del presidente Taboga, giovane sfortunata, vorrebbe anche un calcio di rigore per questa trattenuta, le immagini sono piuttosto vicini per giudicare, ci prova anche Zanir sul finale, non è la sua giornata, è la giornata di Godeas, vince il Tor Viscosa. Le immagini girate da Albert Kerpan del Vesna ci portano a Santa Croce, vittoria importante della squadra di Sandrin, nel segno di Zolia che trova il vantaggio dopo 12 minuti, cross dalla destra e lui di testa si fa trovare pronto, la giocata di potenza, il suo colpo di testa è perfetto ed angolato bene, Vesna 1, Chion 0 dopo 12 minuti, ma attacca ancora la squadra di casa ancora con potenza, una furia sulla destra, pallone al centro e Menichini non sbaglia, e 2-0 colpo del KO dopo 23 minuti, esultanza particolare di potenza, autore dell'assist, ancora Menichini e attento d'esordo del Chions, buco centrale del Chions, potrebbe arrivare il 3-0, sfiora incredibilmente la rete Menichini, reazione del Chions su calcio d'angolo, la girata di Verrillo finisce di Pecile, finisce alta sopra la traversa, siamo nella ripresa, attacca Toffoli, pallone finisce sull'esterno della rete, tanto Vesna, poco Chions, Menichini, gran giocata, grande risposta del portiere del Chions, d'esordo che mette in angolo, ancora i ragazzi di Sandrin costruiscono belle trame, Bozicic mette al centro, la giocata di Stanic col tacco, la girata molto bella, il pallone finisce fuori, sarebbe stato davvero un gol bellissimo. Poi prova a riaprirla il Chions, ci prova dalla distanza Paolucci, ma ci vuole il colpo di testa di Visintin, ancora in gol, seconda rete consecutiva per lui, stavolta però è inutile, inutile anche l'arrembaggio finale del Chions, il Vesna resiste e vince. Grazie alle immagini di Erbino Odorico, la vittoria del Flaibano, quelle reti
Tante occasioni da una parte e dall'altra. La prima è per il Flaibano, lungo cross, va allo stacco di testa Rebustini, blocca però Piccolo, parerà molto il portiere della San Vitese che dall'altra parte prova ad attaccare, il tiro si distende, Cicutti e para a terra, ancora San Vitese per un soffio, Sedivez non arriva all'appuntamento con il gol in spaccata, poi il Flaibano dal limite dell'area, il tiro si distende ancora a terra, Piccolo insiste sulla sinistra, Benedetti che mette al centro per Marco Rossi, la sponda all'indietro per Varutti dal limite, il tiro a giro, volo plastico, mette in corner Piccolo, punizione la batte Rosa Gastaldo, Marco Rossi decide di sostituirsi a Cicutti, blocca con un braccio e calcio di rigore dal dischetto, va Sedivez che porta in vantaggio i suoi, va ad esultare sotto lo spicchio dei tifosi arrivati da San Vito, è festa per i tifosi rossoblù, festa che dura poco perché subito dopo è Rebustini a rimettere in chiaro le cose, finalizza al meglio il cross di Pinzano e batte Piccolo da due passi, nella ripresa San Vitese in avanti subito e subito in vantaggio, il cross dalla destra perfetto, altrettanto perfetto è il tocco sotto misura ancora di Sedivez, è il raddoppio della San Vitese che torna in vantaggio, poi inizia il duello tra Marco Rossi e Piccolo, il tiro blocca Piccolo, poi sulla sinistra è Varutti, il cross ancora Marco Rossi, ma è ancora superlativo Piccolo che mette in calcio d'angolo, poi il calcio di punizione, il volo plastico, controlla a terra il portiere numero uno San Vitese che poco dopo però nulla può quando Marco Rossi da due passi gira, poi guardate come esulta, indica quel dischetto che prima lui ha danneggiato i suoi portando la San Vitese al tiro da lì, verrà anche ammonito per questo gesto da Della Gaspera di Gorizia, ma è parità, poi rischia di fare arachiri la difesa della San Vitese, ma è ancora Piccolo che salva i suoi, poi Candusio fa davvero quello che non dovrebbe fare, lascia i suoi in 10, questo fallo da dietro era già ammonito, non ha dubbi Della Gaspera che lo manda anzitempo negli spogliatoi e poi difesa della San Vitese che ancora non è perfetta, è un gioco da ragazzi per Rossi, il pallonetto la traversa, sulla ribattuta è ancora lui, tutto solo che di testa non può che insaccare, non può che dare il vantaggio ai suoi, deve provare a reagire la San Vitese che è sotto per la prima volta, il lungo lancio, il tiro con il sinistro di Rosa Gastaldo, si distende Cicutti e blocca, è l'ultima occasione, vince il Flaibano 3-2. E dopo aver fatto questa scorpacciata, diciamo così, di immagini di gol, fermiamoci un attimo, ne vediamo solo una, ma era una partita sicuramente interessante, importante. Charlins Muzzane Rivignano dice che il Charlins non decolla, tra parentesi c'è un'altra squadra che non decolla ancora, è il Cordenons che forse è in rodaggio, anche se più di qualche occasione l'ha avuta col Gradisca con questo 0-0, il solito Sian è andato più volte vicino al gol, c'era probabilmente un rigore netto, questo insomma si legge anche dalla cronaca dei quotidiani. Curiosità, Ietri espulso per un fallo da dietro, un'espulsione che ci stava secondo noi, espulso da Cristin, l'arbitro di Cervignano. La curiosità è che i due sono vicini di casa, quindi non so Ietri come l'ha presa, se è andato a suonare il campanello il giorno dopo o oggi a Cristin che lo ha espulso. Probabilmente giustamente, ma l'ASM che non è partita benissimo perde un giocatore importante per la prossima gara. Squadra in rodaggio, dicevamo, in rodaggio potrebbe definirsi ancora il Charlins Muzzane? Beh, probabilmente sì. Ci racconta di questo 1-1 Simone Fornasiere. Ci si aspettava un Davide contro Golia nella sfida tra Charlins Muzzane e Rivignano, con i padroni di casa che godevano di tutti i favori del pronostico. Alla fine non sarà così, il Rivignano caparbio pareggerà nel finale, parte però fortissimo il Charlins Muzzane della Bianca, il tiro va a respingere con i pugni Gorgato che sarà grande protagonista nei primi 45 minuti, ma nulla potrà al minuto 11, cross di Cavaliere, la prolunga Paludetto, arriva Piccolotto di testa, anticipa anche l'uscita di Gorgato e infila il vantaggio, classe 97, Piccolotto si conferma tra i giovani più interessanti della categoria, lo rivediamo dalla sinistra, il cross di Cavaliere che rientra, evita l'intervento di Saccomano, la sponda sul secondo palo di Paludetto, esce o meglio prova a farlo Gorgato,
lo infila però Piccolotto, dall'altra parte è Tomada che prova a farsi vedere con il colpo di testa, vola Cristofoli ma non c'è bisogno del suo intervento, ancora in avanti il cross di Brichese, il Charlin Smuzzane, Fabbro il colpo di testa schiacciato troppo, poi combinazione Fabbro, il colpo di tacco per Della Bianca, il tiro ancora Gorgato che blocca a terra, o meglio respinge, poi il tiro di Paludetto, colpisce la parte esterna del palo, ancora Charlin Smuzzane in avanti, Fabbro il suo diagonale, di poco fuori, controlla Gorgato, nella ripresa cambierà tutta la storia del match e lo vedremo, parte ancora forte il Charlin Smuzzane per un soffio, Della Bianca non arriva all'appuntamento col gol, poi attenzione a questo episodio, viene messo a terra in area di rigore Tomada, il calcio di rigore concesso, Sant'Andrea tra l'altro è già ammonito, guadagna la via degli spogliatoi, secondo giallo decretato da Moret, dal dischetto Vazzanin si supera però Cristofoli che manda in calcio d'angolo, lo rivediamo, ha calciato anche bene Zanin, forte ma è stato superlativo Cristofoli che ammette in angolo, poi c'è Brichese che si fa sorprendere dall'assistente in questo calcetto a Tomada, non ha dubbi Moret, lo caccia, lo rivediamo, giusta l'espulsione, il calcio da tergo a palla lontano del giocatore del Charlin Smuzzane, poi ancora Tomada, il colpo di testa ancora schiacciato, poi entra anche l'ex Piani, guardate cosa sta per combinare Piani, riesce però Cristofoli con una parata superlativa, Cristofoli che però poi sbaglia i tempi dell'uscita, Driussi salta, si eleva in aria, lo anticipa e mette dentro al 95esimo il pareggio del Rivignano, quasi non ci credono i giocatori in maglia nerazzurra, lo rivediamo Driussi, perfetto il suo stacco, va in rete la palla, si chiude con un pareggio, festeggia il Rivignano che ottiene quello che voleva. Andiamo a chiudere con l'eccellenza Gemonese, stellare addirittura usa questo termine il Messaggero Veneto che stiamo vedendo in rassegna stampa. Beh, stellare è un termine piuttosto forte, però sicuramente efficace. È stellare la classifica, è stellare la partenza, che dà un grande entusiasmo in vista soprattutto del derby, perché sabato c'è il derby con il Tolmezzo e ci arrivano con due situazioni diverse, la Gemonese lanciata che dopo un anno di patemi per la salvezza invece si ritrova già con 7 punti che danno corpo alla classifica e il Tolmezzo che ne ha vinta una in casa col Flaibano e poi poco altro e ieri ha perso 3-2 con il Tricesimo, insomma un derby con la Gemonese favorita. Vediamo le due squadre in testa alla classifica. La Gemonese appunto di Pittilino e dall'altra parte c'è l'ex giallorosso Pino Cortiura che con Lumignacco resta imbattuto e fa 2-2 col Cras. Servizi e la rubrica dei top 11. La Gemonese si affida a Tocchetto e vince ancora 2-0 contro la Virtus Corno. Crisi della Manzanese, crisi della Virtus e la crisi del distretto, invece a Gemona si sta benissimo perché 7 punti in classifica e il primato in questo momento fanno venire un po' le vertigini. Si gode la classifica quindi la Gemonese di Tocchetto che trova il vantaggio dopo 18 minuti con qua la sua giocata. Il destro trova il primo palo, Menegon immobile sulla conclusione di Tocchetto e naturalmente va ad esultare insieme al suo mister Pittilino, che grande inizio anche per lui dopo aver salvato la Gemonese quest'anno, parte alla grande, reazione troppo timida di una Virtus Corno che sembra essersi smarrita, ci prova dalla distanza, non va, poi il calcio d'angolo, la girata col tacco, interessante l'idea di Kaling, ma la giocata non riesce, poi ancora in difficoltà Menegon su questo tiro proveniente dalla distanza, ma spreca anche la Virtus Corno che ha l'occasione per pareggiare, trova però un attentissimo Tusini e anche la sfortuna perché poi c'è il palo a fermare la punizione di Mosanghini, intanto arriva il 2-0, è un autogol questo della Virtus Corno, è un autogol di Kussig ed è il definitivo 2-0 per la Gemonese. Il Kras costruito da Knezevic, non più giocatore ma direttore sportivo, va a Percotto a fare visita al Lumignacco di Pino Cortiura a punteggio pieno e soprattutto imbattuto in questo inizio di stagione. Parte attaccando il Kras, Borsatti è attento su Smertnik
uno dei giocatori più pericolosi, sempre l'attaccante di testa, impegna Peressini che risponde presente con un gran riflesso e mette in angolo. E allora si fa vivo Del Riccio con questo bel destro che finisce sul fondo, bella iniziativa. Attenzione al Lumignacco, 1-0, gol di Lionetti. La bella giocata del numero 11 Sain e anticipa Paor, Lionetti mette in rete, esulta Cortiura, il suo Lumignacco è in vantaggio contro il Kras. Poi calcio di punizione, c'è una mano ben più che galeotta, restano molti dubbi. Siamo nella ripresa, Goubadia commette questo fallo, secondo sfira di Pordenone che non piace né al Kras né al Lumignacco, lo ammonisce, è il secondo giallo rosso e quindi la squadra di casa resta in 10 e comincia ad attaccare molto il Kras di Zlogar, somma le occasioni. Peressini è attento su questa girata ravvicinata, Maio col sinistro non trova la porta, poi ancora a fondo sulla destra, la conclusione del numero 11 finisce fuori, ma è sempre Kras pericoloso, arriva una traversa, la colpisce Fakin, ne arriverà un'altra subito dopo con Pahor che trova quasi un pallonetto, Peressini battuto, ancora un legno a fermare il Kras, e poi Peressini bravo su Maio, ma il gol è maturo e arriva discesa e dribbling sulla destra di Salkic e Stancic mette in rete e fa 1-1. Rivediamo la giocata in area del numero 11 che fredda così Peressini. Il Lumignacco però reagisce subito, assist di Sain, Del Riccio approfitta di un errore difensivo e poi in rete la butta Bozic, l'ex, ma passa solo un minuto ed è già 2-2, stavolta il tocco ravvicinato è di Spetic. 2-2 quindi tra Kras e Lumignacco, però la squadra di Zlogar segnerebbe ancora un gol, lo annulla Sfira. Restano dubbi, restano le proteste del Kras, andiamo a rivedere questo gol di Paor di testa, l'arbitro vede qualcosa che francamente le immagini ancora fanno fatica a chiarire. Finisce quindi 2-2, può star contento nonostante le proteste con l'arbitro Pino Cortiura per il suo inizio di campionato, Zlogar invece aspetta ancora la prima vittoria esterna. La top 11 di Antonino De Blasi, 4-3-3 con tra i pali Cristofoli del Charlin Smuzzane, difesa con Driussi classe 97 del Rivignano, Arcaba ISM, Spetic Kras e Appia 97 dell'ISM, centrocampo a 3 con Del Riccio classe 96 del Lumignacco, Godeas del Torviscosa, Maio classe 96 del Kras. In attacco Zolia del Vesna, classe 97, Marco Rossi del Flaibano e Nardi del Tricesimo. Ed è l'ultima parte di Lunedì in Gol, la nostra scalata continua, è il momento della Serie D e poi, come detto, andremo a sconfinare con i professionisti perché vediamo le immagini, commentiamo la gara del Pordenone con Renate, ma ci fermiamo sull'interregionale per un attimo guardando allora i risultati della quinta giornata di campionato. Questo il quadro completo della Serie D. Belluno nel derby batte Monte Belluno 1-0, Campo d'Arsego Drò 3-1, 1-1 tra Este Mestre, 1-1 del Tamai col Giorgione in trasferta, la Sacilese viene sconfitta dal Cavinoale 2-1, viene sconfitta dal Levico Terme anche l'Unione Triestina 2012 2-1, Unione Figateri Monfalcone Abano Terme 1-0, vittoria importantissima, la vediamo, ne parliamo. Union Ripa Fontana Fredda 1-1, Venezia Luparense netto 4-0, Virtus Vecomp Liventina 2-2. Prima di parlare delle regionali, vediamo la classifica allora, perché è chiarissimo che c'è una regina, si chiama Unione Venezia, 15 punti, ha sempre vinto e fa caterve di gol, insomma non c'è dubbio. Beh, i punticini del Tamai lo portano a 6 e fanno salute, diciamo così, per la classifica. Fontana Fredda 5 e poi ci sono Triestina, UFM e Sacilese a 4. Beh, insomma, da analizzare un po', i punticini di Fontana Fredda e Tamai dimostrano che sono squadre che hanno una certa continuità. L'Unione Triestina 2012 è nel caos, adesso c'è in panchina Lotti, la società non si sa come andrà avanti, insomma è evidente che giocare per una squadra
che sulla carta è comunque una buona squadra e potrebbe giocare per i vertici, diventa quasi impossibile. Hai uno stadio virtuale perché giustamente, con le loro ragioni, i tifosi non ci vanno più. Non entriamo in merito alla decisione, però, e sono stati chiari, non c'è un progetto e questa non la riconosciamo come triestina. Dall'altra parte, quindi stadio virtuale, dall'altra parte società che è in vendita e nel frattempo non si capisce se c'è o meno qualche interlocutore, beh, insomma, giocare diventa difficile. Dall'altra parte, un'ultima battuta sulla Sacilese, 4 punti, come l'UFM, però tutt'altra cosa. Nel giro di un mese, di pochi mesi estivi, la Sacilese si è trasformata dalla prima società regionale della Serie D che poteva competere con le grandi, ha sempre avuto una classifica nobile, ad una squadra giovane che rischia la retrocessione. L'entusiasmo credo sia placato, l'entusiasmo ce l'ha l'UFM invece, che grazie all'eterno Godeas, come dice il Piccolo in rassegna stampa, si prende, regala la prima vittoria all'UFM, no? Quindi un rigore dell'eterno Godeas regala questa prima gioia. Grazie alle immagini di Fabrizio Recchia, noi ve la proponiamo. Immagini. Prima fondamentale vittoria dell'UFM che sconfigge l'Abano ed ottiene, come detto, la prima vittoria nel nuovo campionato di Serie D. Parte bene la squadra di casa in maglia bianca, il tiro si immola, si controlla a terra il portiere Ruzzarin dell'Abano, Abano che non sta certo a guardare il tiro ma contento, può controllare senza difficoltà ancora l'Abano con Rampin che mette in mezzo. C'è la deviazione di un difensore per il calcio d'angolo, poi Godeas che rincorre il pallone sull'audi destra, serie di finte, va a mettere in mezzo il cross, viene anticipato però l'attacco dell'UFM, poi c'è il tiro di Catania, però spazza la difesa dell'Abano, Abano ancora pericoloso in avanti, forse una trattenuta, poi c'è il tiro, la grande respinta di Contento che mette in calcio d'angolo, UFM in avanti, la torre di Godeas, poi libera ancora la difesa dell'Abano, Abano che si porta in avanti con Zattarin, Zattarin fa tutto bene sull'audi sinistra, poi lo scambio in mezzo all'area e libero dal vertice dell'area, compie un autentico miracolo Contento mandando in calcio d'angolo ancora Abano con Maestrello, Maestrello esce sui suoi piedi Contento e lo blocca nella ripresa, la frazione che deciderà l'incontro quando arriverà la rete decisiva del vantaggio dell'UFM, ma parte forse meglio l'Abano che prova con ancora Maestrello questo slalom che viene controllato, viene messo in angolo da Contento che poi si esalta, lo vediamo, il grande intervento del portiere, una garanzia per l'UFM, classe 1979, Contento, Abano che sembra voler trovare il vantaggio, sembra trovarlo ma invece si supera il portiere numero uno di casa, mette ancora fuori Abano, poi nuovamente con Maestrelli, uno dei più attivi dei suoi, il diagonale, fuori di poco ma c'era Contento che controlla la traiettoria, poi il turno di Fernandez che va a servire Zetto, Zetto viene atterrato ma non per l'arbitro che dice, fa cenno di proseguire e dunque si gioca, non c'è il calcio di rigore, ancora Zetto per Godeas, alza un pallonetto, questa volta il contatto c'è, è giudicato da calcio di rigore, l'intervento su Bezzo, calcio di rigore in favore dell'UFM, lo rivediamo, il tocco, forse tocca prima la palla, ma quello che più conta è la decisione di Arace di Lugo di Romagna che manda Godeas dal dischetto, Godeas il tiro potente al solito alla destra di Ruzzarin, è il vantaggio dell'UFM, Godeas che dopo il gol casalingo contro il Venezia si ripete contro l'Abano, fanno festa i sempre folcloristici e pittoreschi tifosi dell'UFM, sventolano le loro bandiere al cielo, un gol importantissimo, 3 punti che sarebbero vitali, però serve anche l'aiuto della fortuna con la traversa che va a respingere il tiro di Maestrello e salva l'UFM, contropiede poi Godeas che lancia tutto solo il suo compagno Rodic entra in area, però trova la respinta di Ruzzarin, poi temporeggia attendendo il finale che arriva, sono 3 punti d'oro, l'UFM batte l'Abano 1-0, può far festa il Boito. Le immagini sono state girate da Fabrizio Recchia. E chiudiamo con il Pordenone, 0-0 con il Renate, 6 punti in classifica, la squadra del presidente Lovisa
è ancora imbattuta. Su Messaggero Veneto però il mister Tedino sottolinea: noi siamo questi, non pretendete troppo, perché un po', ce lo raccontava ieri anche il collega Marco Grusti, il Bottecchia magari ha fatto passare anche qualche lamettela, insomma, magari anche sulla partita, perché c'è stato qualche gol sbagliato, insomma, ma Tedino sottolinea e dice chiaramente: non è che adesso noi dobbiamo giocare per la Serie B, prendiamoci, godiamoci questo momento perché sono punti importanti. Giusto sottolinearlo, perché non è che adesso nel giro di un anno il Pordenone è diventato una squadra che può salire, è una squadra che ha i suoi limiti ma che sta facendo molto bene, e con Renate poteva anche vincere, ce lo dimostrano le immagini. Riassumiamo tutto con il servizio. Il Pordenone resta imbattuto in Lega Pro, 6 punti, ma che peccato con il Renate al Bottecchia. Tante le occasioni per trovare il gol della vittoria. Un minuto di silenzio per ricordare Luciano Roman del Prete, storico dirigente nero-verde. Poi si gioca, come detto, il Pordenone parte da subito bene. Al decimo questo affondo di Decenco. Il portiere resta a terra, arriva anche un giallo per l'attaccante, il portiere Castelli poi riprenderà regolarmente a giocare. Palla interessante per Stricciolo, non riesce a trovare la potenza con questa girata ravvicinata e Castelli la tiene lì. È un bel Pordenone, un Pordenone che gioca bene. Attenzione a questa azione al 22esimo, fitto scambio, il triangolo si chiude con Boniotti che mette al centro, non trova Stricciolo in un primo momento, poi il numero 10 calcia col destro ma la sua conclusione è centrale. E dopo i primi 25 minuti targati Pordenone si vede in attacco anche il Renate, la conclusione del numero 10 Valotti, si tuffa e blocca a terra un attento Tomei. Come detto, intorno alla mezz'ora il Renate prende un po' campo, cerca di impensierire la retroguardia di Tedino, ne esce poco a dire la verità, anche se questa conclusione dalla distanza ancora di Valotti fa venire un po' i brividi al Bottecchia. Passiamo alla ripresa, quanto Cattaneo inventa questa giocata in profondità per Stricciolo, lo stop e poi la grande risposta di Castelli. Questa è l'occasione più importante dell'incontro, non va e si resta quindi 0-0. Ci riproverà il Renate poi a fermare al Pordenone la giocata in profondità per Condogbia, il pallone sull'esterno della rete. Riprende ad attaccare la squadra di Tedino, calcio di punizione, poi non riesce la deviazione sotto porta, era un'interessante giocata questa per Pasa, ancora a fondo sulla sinistra, 57esimo, pallone alto, attacca ma è sterile il Pordenone che però naturalmente vuole la vittoria in casa. Il colpo di testa ravvicinato non trova però la potenza Berardi. Si rifà vivo in attacco il Renate di mister Boldini. Conclusione da fuori, davvero fanno paura queste giocate dalla distanza del Renate. Comunque si resta 0-0 e poi reazione assurda di Magarti del Renate. Ci sarà solo cartellino giallo, insomma un po' di rissa, un accenno di rissa intorno al 60esimo minuto, quarto d'ora della ripresa, poi l'arbitro in qualche modo riesce a rimettere un po' l'ordine, estrae due cartellini gialli. Pordenone che dopo questo episodio ci prova ancora la rovesciata, finisce alta sopra la traversa, non c'è più tempo, ci sarebbe al 70esimo ancora un'occasione importante, il colpo di testa ravvicinato di Berardi, il pallone finisce fuori, un'altra occasione sprecata, peccato davvero. Il Pordenone non va oltre lo 0-0. È stata una lunga cavalcata dalla prima categoria dei dilettanti alla Lega Pro, tra rassegna stampa, interviste, immagini, insomma si chiude un altro lunedì in gol, ma attenzione, queste immagini che state vedendo sono prese dalla sigla di A Tutto Campo Il Meglio, perché dalla primo giovedì di ottobre, giovedì 1 ottobre, si riparte anche con l'appuntamento di metà settimana per approfondire alcuni temi, per proiettarci
nel weekend calcistico prossimo per conoscere i protagonisti dei dilettanti. Ci sarà sempre un ospite a Tutto Campo il Meglio. Vi aspetta quindi giovedì su Tele Friuli. Tre appuntamenti dedicati al calcio dilettanti. Chi ama il nostro calcio regionale lo vive qua, lo vive su Tele Friuli. Grazie a tutti, a giovedì quindi, ciao!